Signore, buonasera! Sì, vabbè, ma levati dal buonasera a tutti! Levati dalla davanti, no! Intanto sono brutto, non è che me l'avrei cagato tu, no? Buonasera, signori! No, no, io non canto! Io sono nato per fargli sciapito! Lei non mi conosce! Questa sera mi conoscerà! Eh? Non mi conosce lei a me, no? Ma stasera... Di là mi conoscono le signore, signore, tanti auguri, buon compleanno, eh. Le posso dire una cosa? C'è uno studio che dice che più compleanni uno fa, più cambia, quindi si impegna a farne tanti perché... Ne faccio parecchie, è uno studio riconosciuto. Mi raccomando, eh. Allora, come ho detto al signore, io faccio gli usciapito, quindi... chi fa gli usciapito dice tante cazzate. Come ne voglio di capparo? La volete sentire? Ma sì. No, più, andiamo, decidele più forte, no? Sì! E là? Sì! Vai, vai, più forte! Sì! Ah, visto! Allora, prima ho fatto il verso del lupo, perché il verso del lupo, c'era un ragazzo che va dalla sorella e dice, oh, ma le sai che nonno fa il verso del lupo, che li fa meglio con il lupo? Dice, ma che stai a te? Dice, grigio, aspetta, eh. Nonno! E che è? Arriva il nonno. Nonno! Ma da quando è che non scopi? Che dopo dice uno, ma certa gente ha studiato l'italiano, non tutti studiano l'italiano. L'altro giorno avete una taglio medico, c'ha detto dottore, mi fa male qua, c'ha detto dottore che è all'esterno, no è l'interno. Allora, c'era un ragazzo, camminava così. Due dottori escono dall'ospedale che tenai a fare la pausa pranzo. Vedono chi sto camminando così. Allora uno ci fa gli altri. Volevamo fare una scommessa. Facciamola. Secondo me, Chiglio soffre dell'ombosciatalgia. Ci fa chiedere. Ma Chiglio soffre di sciatica, ma che gli viti? Oh, senti, andiamoci a chiedere, scusa, facciamo prima. Ci va a chiedere, Chiglio camminando così. I dottori. Scusa, ti posso fare una domanda? Dimmi. Ma te per caso soffri di lombosciatalgia? No. Ci fa Chiglio, sono io! Soffri di sciatica? No. E allora ci siamo sbagliati tutti e due. Che risponde Chiglio, no, fra. Ci siamo sbagliati tutti e tre, perché voi prima credeva che era una curia, invece mi sono cagato sotto. Un'altra? Allora... ci stava un ragazzo, va dagli dottori, ci fa, dottore, io ho un problema. Che problema c'hai? Tengo 20 anni, però tengo il pippalotto a come non mi ammaccio di 3. Ci fa il dottore, così? No, così! Pino, un'altra che questa non l'avevo capita bene, su. Vai. Allora. Ci stavano due ragazzi e siccome quando tenevano a fare le cose serie alla casa di Esso non ci potevano io, alla casa di Esso non ci potevano io, andavano a fare le cose serie, andare dalla chiesa. Dice tu, posto migliore non ci sta, andare dalla chiesa. Allora, lo giorno vado, Esso teneva paura, ci fa, oh, ma è questo motore della chiesa, io tengo paura. No, ma ci stongo io, ya, mo su, sbrighi, La prima volta ci va bene, non vede nessuno. Ma voglio tornare appresso. No, ma io tengo paura, si vede che tu non ci vede, è brutto, stiamo tenendo da dalla chiesa. Ya, mo su, sbrigate! Mentre stavo lì, gli esce gli operati dalla chiesa, li vede tutti e due. Appena li vede, Chiglio, si stecca la mutanna, impaurito. Chi è? Chi è? Io sono Don Giovanni, queste cose non si fanno. Porci, siete due porci, adesso per il peccato che avete fatto, tu donna partorirai con gran dolore e tu maschio lavorerai a gran sudore. Ci risponde la femmina, Don Giovanni, datte in culo perché mi chiappo la pillola, io lavoro al comune. Grazie.
Buona serata a tutti. Bravo Dario.